qua si vede proprio bene. Adesso chiudo il circuito. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Adesso vedremo cosa è arrivato. Abbiamo all'interno del pacchetto istruzioni in giapponese barra cinese, non so, un po' di morsetti per attaccare i fili, filetteria varia, e poi le cose essenziali, rame e zinco, che è il motivo per cui ho ordinato questo set su Ali, perché non avevo modo di trovare rame e zinco facilmente in casa. Perché abbiamo scelto proprio rame e zinco? Il rame e lo zinco sono due metalli e quindi noi sappiamo che conducono facilmente l'elettricità. Ma non è questa l'unica caratteristica che li contraddistingue. Lo zinco è un metallo che riesce a cedere molto facilmente elettroni, mentre il rame è un metallo che difficilmente li cede, ma riesce molto più facilmente ad acquistarli. Lo zinco è elettricamente neutro, però in qualche modo è come se avesse un eccesso di elettroni, quindi in qualche modo ha qualcosa di negativo, ma non la carica, perché la carica è sempre neutra, non cambia mai. Quello che è negativo è il potenziale elettrico, ovvero la capacità di poter cedere o acquisire elettroni. Mentre il rame, grazie al fatto che riesce ad acquistare elettroni, è come se avesse penuria di elettroni, ma è sempre elettricamente neutro, non è positivo, ma è potenzialmente positivo, ovvero ha un potenziale positivo. Se io quindi li metto in contatto, si crea una differenza di potenziale tra questi due. E come abbiamo già visto in un altro video che vi lascio qui, se c'è differenza di potenziale, c'è anche un flusso di corrente. Perché? Perché il flusso di corrente è un flusso di elettroni che si muove. Zinco li cede, rame li prende e quindi flusso di corrente. Perché c'è flusso di elettroni da zinco a rame, mentre la corrente scorrerà da rame a zinco. Perché questo? Perché gli elettroni sono carichi negativamente e la corrente noi la vogliamo scegliere nel verso positivo. Quindi vediamo il verso opposto agli elettroni. Quindi se noi li mettessimo in contatto in questo modo, lo zinco regalerebbe, cederebbe degli elettroni al rame. Facendo un tipo di connessione del genere, che cosa succede? Gli elettroni fluiscono dallo zinco al rame, ma non c'è una vera e propria corrente che scorre tra i due. Perché una volta arrivati sul rame, gli elettroni stanno un po' stretti, perché devono mettersi tutti quanti sul rame. Per quanto il rame abbia capacità di acquistarne, non ne può acquistare tantissimi. A un certo punto il flusso di elettroni smette di fluire da zinco a rame. Quindi per adesso abbiamo i nostri due elettrodi e dobbiamo trovare un modo di metterli in contatto tra di loro in modo tale che il flusso di elettroni non si esaurisca subito. Ed è qui che vengono in aiuto le patate. Perché le patate riescono ad aiutarci a costruire un circuito? Le patate al proprio interno hanno una cosa che si chiama elettrolita. Che cosa sono gli elettroliti? Gli elettroliti sono delle sostanze che una volta immersi in acqua si scindono in ioni positivi e ioni negativi. Come abbiamo già visto in un altro video, l'acqua conduce elettricità proprio in virtù del fatto che ci sono ioni positivi e ioni negativi. Per queste sostanze elettrolitiche si scindono in acqua, generando due ioni, uno carico positivamente e uno carico negativamente, riescono a far condurre alla soluzione di acqua e questa sostanza l'elettricità. Quindi queste sostanze elettrolitiche rendono l'acqua un buon conduttore di corrente.
cosa che non succederebbe se l'acqua fosse priva di questi ioni. In particolare nella patata c'è acido solforico. La patata non è l'unico alimento che potremmo usare, per esempio potremmo usare anche i limoni che contengono acido citrico, un'altra sostanza elettrolitica. La patata fa sì che ci siano molte più cariche in gioco che possono scambiarsi zinco e rame e quindi il processo non si stoppa subito come prima se li mettiamo semplicemente in contatto, ma continua e riusciamo a creare un vero e proprio circuito. Quindi adesso costruiamo il circuito. One eternity later. Adesso possiamo effettuare l'ultimo collegamento per accendere il LED. Vediamo se funziona. Sì, funziona. Allora, non si vede benissimo. Voi non lo vedete sicuramente, adesso vi farò un video per farvelo vedere proprio bene bene bene. Funziona. Sempre bello quando la fisica funziona. L'esperimento è perfettamente riuscito, si vede proprio bene. Magari se lo riesco un po' ad avvicinare qui, lo vedete anche voi dalla fotocamera. Lo vedete probabilmente anche dalla fotocamera adesso, un pochino. Soprattutto se spengo la luce qui, che mi illumina, si vede. Lo vedete, non so. Dal telefono si vede proprio bene, infatti vi ho lasciato la clip del telefono, ovviamente. Qua si vede proprio bene. Adesso chiudo il circuito e si è acceso. Si vede poco, ovviamente, ma si è acceso. Vabbè, adesso si vede bene. Si vede proprio bene qua. Ma potremmo utilizzare questo metodo per alimentare una casa? Quante patate servirebbero per alimentare una casa intera? Allora, prima di tutto avremo bisogno di 258 patate circa. E poi avremo un altro problema, che la corrente che genera questo tipo di circuito è una corrente continua. E tutti i nostri elettrodomestici usano la corrente alternata, non quella continua. Quindi no, in teoria non potremmo usarli. Dovremmo cambiare completamente sistema. Però sarebbe figo. Sarebbe un enorme spreco di cibo, ma sarebbe sicuramente un'energia verde. Possiamo dire che l'esperimento è perfettamente riuscito. E fatemi sapere qua sotto se volete altri esperimenti simili. E soprattutto fatemi sapere se volete un confronto tra diversi alimenti. Mele, limoni, patate. Questo è tutto per oggi e noi ci vediamo al prossimo video.